Siliac Manfredonia entro fine 2013 la conclusione degli investimenti per un totale di 6 milioni di euro. Prevista la meccanizzazione delle linee di produzione, cosiddetta robotizzazione, con relativa apertura di mobilità per 15 unità dell'azienda. Questo tanto per la recessione economica nazionale quanto nella politica dei tagli dei costi interni. Così, dopo l'approvazione il 27 settembre 2013 del piano strategico aziendale ed action plan da parte dei componenti dei CDA della storica azienda di Manfredonia dedita alla trasformazione del latte con sede legale in Contrada Garzia a Siponto. Relativamente ai 6 milioni di investimento e dalla fase di meccanizzazione della produzione che dovrebbe essere completata entro l'anno, l'azienda, riferisco ai numerosi componenti del CDA, ha avuto il coraggio di investire nel territorio in questo momento di recessione mondiale e soprattutto nazionale. Gli investimenti sono iniziati nel 2011, una volta svanita la possibilità di delocalizzazione dello stabilimento. Si fa riferimento all'iniziativa industriale di Inca dall'8-9B al 39 del PIP di Manfredonia. Da qui l'investimento nei nuovi macchinari, con modifica di tutti i processi produttivi, con particolare riferimento all'automazione, effettuato nell'attuale sede in Contrada Garzia. Questi punti salienti del piano strategico aziendale Action Plan approvato, riduzione dei costi del personale grazie agli investimenti, riorganizzazione dei reparti con riduzione di alcune unità lavorative, incremento spese di marketing e comunicazione per sostenere il marchio Siliac, lancio di nuovi prodotti, ricerca nuova finanza per supportare la crescita. Capitolo mobilità. È stata aperta una mobilità per circa 15 unità, che purtroppo peserà come impatto sociale, ma tutto ciò è finalizzato ad un rilancio di una delle aziende più importanti e storiche della Capitanata, spiegano i componenti del CDA. Ci si auspica che la crescita pianificata nel piano strategico, la tanto augurata fine della crisi congiunturale, possa consentire in futuro di incrementare la forza lavoro. L'azienda, sottolinea CDA in una nota, ha tentato comunque di evitare licenziamenti, rinunciando ad una prima mobilità aperta nel maggio 2013, trasformandola in contratto di solidarietà su richiesta dei sindacati. Purtroppo le particolari fasi di produzione hanno fatto abbandonare l'ipotesi suddetta con successiva riapertura della mobilità, spiegano i componenti CDA della Siliac. A breve un nuovo incontro tra le parti in provincia a Foggia per trovare un accordo. Possibile che i sindacati possano riproporre il contratto di solidarietà per i lavoratori.